tutti i colori sono naturali. Il lavoro mio è così, c'è una luce, un'ombra, una città, un luogo, danno sempre un nuovo colore al colore. Quindi anche se rompi qualcosa dentro trovi sempre il colore. Dopo, i miei colori sono colori quasi sempre atmosferici, no? L'azzurro è pensato un pochettino come il colore che c'è sempre continuamente intorno. Se tu fai una passeggiata sei avvolto in qualche modo nell'azzurro, no? Quindi non è un colore di superficie, ma è un'atmosfera che è sempre intorno a te. Invece il rosa è pensato un pochettino come il colore dell'incarnato, un colore che si trasforma continuamente attraverso il tuo umore, attraverso quello che hai dentro, allora si trasforma il colore del viso e si offre proprio nella sua generità, ma nella sua sincerità. Il grigio, così come il lavoro che vedi di là, un po' il grigio è un colore che accompagna sempre molto, è così un pochettino il mio lavoro. Queste carte che si muovono attraverso l'umidità, attraverso il calore, delle volte si appoggiano sulle pareti della volta, sono lavori del 74, però a rivederli con la luce di Venezia, così tutto mi sembra come nuovo, come diverso. La colonna è un oggetto che ha attraversato tutto il tempo della storia dell'arte, no? Allora quando ho fatto quel lavoro volevo rivedere questo oggetto così antico con gli occhi della contemporaneità e volevo dare un colore che era il colore del mio lavoro, il colore del mio tempo. Dopo la colonna, come posso dire, un oggetto che dalla terra, se un oggetto verticale, un pochettino come lo spazio che occupiamo continuamente noi. Spazio verticale, forse delle volte si sbaglia andando oltre. Se passasse in nulla i colori cambierebbero tutti, no? Perché sono colori molto assorbenti, quindi assorbono, non sono colori di superficie, tu non sai se il colore si sposta dalla superficie verso l'interno, o diversamente dall'interno verso la superficie. Quelle carte sono immerse nel colore e diventano ostia, no? Dopo sto colore che con l'umidità si accartoccia. Ci sono delle immagini, queste sono immagini di montagne che quasi sempre... Ma dipingo da sempre, da quando ho iniziato. Sono le montagne che sono intorno a casa mia. Ogni tanto mi viene voglia di dipingerle e le dipingo. Quella che è di là è un lavoro dei primi anni 80. Questo invece è un lavoro abbastanza recente perché sì, mi sembra sì, si è parlato molto dell'astratto, del figurativo. Io penso che questa cosa non esista, che esiste soltanto la qualità di fare una cosa, no? Pensate al Rinascimento, tutti i pittori, presso a poco, dipingevano
avevano la stessa immagine, perché la convinzione era la stessa, i desideri erano le immagini che appartenessero alla realtà della necessità della Chiesa, no? Dopo però, come posto di quando incontri Raffaello, l'iconografia è la stessa, però quello che sta dentro al quadro è completamente diverso. Parlo di Piero della Francesca, ma potrei parlare di Morandi, potrei parlare di Fontana, posso anche parlare di Vermeer. Se parliamo un po' di più di Piero della Francesca, facciamo bene. Parliamo di una figura straordinaria che ci è accanto continuamente, nella luce, nei colori, quindi in qualche modo anche in maniera inosservata dentro di noi. Guarda che bello. No, prendi quella cosa, che bellissima. Come un miracolo che sia successo.